Bene, discuterò la tesi di laurea in orticoltura, titolata Agrobiodiversità delle specie orticole pugliesi, i casi del cavoloriccio e della cimaniera. In questa presentazione parlerò di biodiversità e di agrobiodiversità, dei provvedimenti attuati dal PSR Puglia, del progetto Biodiverso, della famiglia delle Brassicacee, dell'attività svolta, nel tirocinio, in particolare appunto dei casi del cavoloriccio e della cimaniera. Biodiversità è un termine derivante dalla forma contratta di diversità biologica. Tale diversità si riferisce alla diversità di tutti gli organismi viventi, intesa come diversità all'interno delle specie, tra le specie e degli ecosistemi. La parte della biodiversità che studia gli intimi rapporti tra questa diversità biologica e l'agricoltura è l'agrobiodiversità, e quindi nello specifico tratta della diversità degli agroecosistemi, in termini non solo di diversità di specie, popolazioni e genotipi, ma anche di usi, costumi e tutte tradizioni associate a questi organismi. La biodiversità esercita soprattutto un ruolo ecosistemico in termini di supporto alla vita, approvvigionamento, regolazione ambientale e anche valori culturali, nonché anche un ruolo economico, in quanto soddisfa e stimola le nuove esigenze del mercato, sia in termini di riscoperta delle tradizioni che in termini di nuovi prodotti e nuovi processi produttivi. Il tema della biodiversità è diventato sempre più importante negli ultimi tempi, in quanto si è stimato che dall'inizio del secolo scorso già sono state perse circa il 75% delle varietà coltivate. Questo processo è noto anche come erosione genetica e indica quindi la perdita di diversità biologica in un determinato luogo e in un determinato periodo di tempo. Questa perdita di diversità biologica è diciamo, la conseguenza del verificarsi di condizioni di pressioni selettive nei confronti di questi organismi, che sono riconducibili nella storia a tre momenti principali: la fase di domesticazione dei progenitori selvatici, la diffusione delle varietà locali in zone differenti dal loro centro di origine primario e l'attuale modernizzazione dell'agricoltura. Modernizzazione dell'agricoltura che si basa sull'eccessiva semplificazione dei processi produttivi, nonché l'eccessiva specializzazione diciamo, dei sistemi culturali. Vista l'importanza di questa biodiversità e il rischio di erosione genetica, circa dal 1992 si sono messe in atto una serie di provvedimenti, partendo con la Convenzione di Rio, provvedimenti in materia di tutela, recupero e conservazione della biodiversità. Nell'ambito nazionale è stata fondamentale la definizione di un piano nazionale sulla biodiversità agraria, nonché la stesura di leggi e piani regionali. Per quanto riguarda la Puglia, il piano di sviluppo rurale 2007-2013 prevede diverse misure, come la misura 214, e diverse azioni in materia di tutela della biodiversità. In particolare, l'azione 4 prevede la realizzazione di progetti integrati per la biodiversità, come appunto il progetto Biodiverso. Un progetto, cioè Biodiverso, che è l'acronimo di Biodiversità delle specie orticole pugliesi della Puglia, e che ha come principale obiettivo quello di ridurre sensibilmente la perdita di biodiversità di queste specie orticole. Conta 15 partner in totale, tra i quali enti di ricerca pubblici e privati, e in particolare Ecologica, una società di ingegneria ambientale e di architettura del paesaggio nella quale ho svolto la mia attività di tirocinio. Questa attività di tirocinio si è focalizzata sulla famiglia delle Brassicacee, famiglia botanica che conta più di 3.000 specie distribuite in più di 300 generi e tutte accomunate da questo fiore, composto da un calice con 4 sepali, una corolla con 4 petali, un androceo tetradinamo e un ovario supero bicarpellare. Dal punto di vista diciamo, delle specie appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, quelle più economicamente rilevanti fanno parte del gruppo Brassicoleracea, e in questo lavoro ho avuto l'opportunità di concentrarmi sul cavolo da foglia e sul cavolo broccolo. L'attività svolta prevedeva appunto diciamo, tutte le attività svolte erano previste all'interno del progetto e possono essere suddivise in 6 punti.
la storia che prevedeva l'indagine bibliografica e delle tradizioni associate a queste varietà locali, il recupero di informazioni circa agricoltore, aziende, tecniche culturali, nonché di germoplasma, germoplasma che poi veniva conservato, la caratterizzazione di queste varietà locali, la costituzione di banche date e la redazione di schede. Il cavolo riccio è una varietà locale di cavolo da foglia, diffusa nel sud-est barese e conosciuta con il nome di col riz. Di questo si utilizzano le foglie, sia singole che portate in germogli, nonché anche le infiorescenze. Infiorescenze che vengono chiamate di marole in alcuni paesi e vengono utilizzate per la preparazione del tradizionale brodo di Pasqua. Ad Adelphia è anche conosciuta come pianta delle due feste, in quanto la raccolta inizia in corrispondenza del giorno di San Trifone e termina in corrispondenza del giorno della festa della Madonna della Stella. Ovviamente tutte queste informazioni sono il risultato di interviste e visite nelle varie aziende, interviste appunto agli agricoltori, interviste e visite che mi hanno permesso di elaborare questa mappa che sinteticamente dà un po' l'idea della diffusione di queste varietà locali. Innanzitutto Rugo di Puglia è un paese un po' esterno rispetto all'areale di elezione. Qui il cavolo riccio è stato introdotto da una masseria didattica, in particolare è stata introdotta una particolare tipologia avente i petali dei fiori bianchi. Generalmente è stato riscontrato sempre un fenotipo con i petali dei fiori gialli. A questa mappa va aggiunto anche il comune di Polignano a Mare, in quanto negli ultimi giorni è stata riscontrata la sua presenza e quindi è stato introdotto da parte di un'azienda. Ovviamente è stato recuperato anche il germoplasma che poi è stato conservato presso la Banca del Seme di Bari, e durante il tirocinio ho avuto anche l'opportunità di caratterizzare morfologicamente queste varietà locali basandomi sui descrittori presenti in bibliografia, quindi appunto i descrittori del genere Brassica e Raphanus. I risultati di tutte queste attività sono stati poi conservati in un'apposita sezione del sito del progetto Biodiverso, chiamata appunto Banca Dati. Oltre ai risultati sono state anche postate alcuni utilizzi di queste varietà locali, magari da quelli più tradizionali a quelli un po' più elaborati. Un altro risultato di queste attività è stata la produzione di schede previste sempre all'interno del progetto, con una scheda di segnalazione, una scheda descrittiva dell'azienda, una scheda descrittiva della risorsa, nella quale si sono descritti gli aspetti agronomici, i caratteri distintivi, i fattori socio-economici e le conoscenze tradizionali associate a queste varietà. Presso Ecologico ho avuto l'opportunità di realizzare una scheda di localizzazione della risorsa mediante l'utilizzo del software ArcGIS, e dalla caratterizzazione ho potuto elaborare una scheda sintetica varietale. Per quanto riguarda la seconda varietà studiata, la Cima Nera, essa è una varietà locale di cavolo broccolo, anche esso diffuso nei comuni della provincia di Bari. Di queste sono riconosciute due tipologie differenti, la Cima Nera e la Cima Nera di Marzo, chiamata anche Cima Nera di San Giuseppe. Esse differiscono per la modalità e l'epoca di raccolta. La prima viene raccolta da novembre alla fine di dicembre, effettuando più tagli. Il primo taglio coincide con la raccolta dell'infiorescenza principale, i successivi con la raccolta delle infiorescenze secondarie. La Cima Nera di Marzo invece viene raccolta da febbraio a marzo e la sua raccolta viene effettuando un unico taglio che comprende le infiorescenze primarie e secondarie. Questa è la mappa che rappresenta la diffusione della Cima Nera, e come possiamo notare è decisamente più circoscritta rispetto al cavolo riccio, e sicuramente Putignano ne rappresenta il suo massimo areale di diffusione. Questa ad esempio è un'azienda che annualmente coltiva più di 1000 piante, 1000 individui per tipologia. Anche per la Cima Nera sono state effettuate tutte le attività e tutte le operazioni effettuate per il cavolo riccio, però diciamo, in questo caso non era il caso diciamo, di ripetersi. Concludendo, dal lavoro svolto presso il tirocinio, sono arrivato alla conclusione che il cavolo riccio e la Cima Nera sono due importanti varietà locali e a
seguito della caratterizzazione e del loro recupero, sicuramente ne conseguirà la valorizzazione. Valorizzazione non intesa solamente come riscoperta delle tradizioni e dei prodotti tipici, ma anche, come è stato prima detto, ma anche la possibilità di effettuare, appunto, di realizzare nuovi prodotti, nonché nuovi processi produttivi. Per quanto riguarda la cima nera, essa potrà essere iscritta nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, in quanto dalla ricerca bibliografica è stata riscontrata una citazione risalente al 1990, quindi sono passati esattamente 25 anni. E a parte l'iscrizione nell'elenco nazionale, potranno queste due varietà locali avvalersi di un marchio previsto dalla legge regionale 39 del 2013 che riconosca la biodiversità di queste varietà locali e possa appunto contribuire a un ulteriore valore aggiunto, a dare un ulteriore valore aggiunto a queste varietà. Grazie per l'attenzione. In quest'ultimo periodo sono riconosciute come comunque degli ottimi prodotti nutraceutici, soprattutto per il contenuto di glucosinolati. Però nell'arco del mio tirocino non ho avuto l'opportunità di effettuare questa tipologia di analisi. Però diciamo si procede. Grazie, ci sono altri. Io avrei una domanda. Sì. La differenza degli areali nelle due località può essere dovuta alle condizioni climatiche delle due diverse zone o anche ecologiche? Perché ho riscontrato che una è più sulla fascia costiera, l'altra invece è più interna. Sì, non lo so. Come esigenze culturali? Io non credo, perché comunque anche nella ricerca bibliografica è stato più volte riscontrato in paesi costieri anche la presenza di broccoli, considerato che questa bibliografia era prima della fine della guerra, sicuramente si trattava di varietà locali di broccoli e non di ibridi commerciali, però non ho dati certi per affermare.